Galileo Galilei. Secondo Stephen Hawking, Galileo, più di chiunque altro, ha il merito di aver contribuito alla nascita della scienza moderna, mentre Albert Einstein viene identificato più semplicemente come il padre della scienza moderna. Galileo Galilei è uno di quei rari casi in cui i molteplici talenti rendono difficile classificare un individuo. Galileo era un fisico, un astronomo, un matematico e un filosofo. Galileo, di Vincenzo Bonaiuti De Galilei, nasce a Pisa nel 1564, ma cresce e studia a Firenze e nella vicina Vallombrosa. Spinto dal padre, si iscrive alla facoltà di medicina dell'Università di Pisa, ma non porta a termine gli studi, preferendo dedicarsi alla matematica ed al disegno. Nel 1592 si trasferisce a Padova, dove insegna geometria e astronomia all'università. Galileo ha dato un enorme contributo in diversi campi della scienza. Nella fisica è stato precursore della fisica meccanica sviluppata da Newton. Nell'astronomia ha contribuito con il suo telescopio, grazie al quale ha scoperto le lune di Giove. La scoperta di questi pianeti, satelliti di Giove, ha portato ad una rivoluzione nella scienza senza precedenti, smentendo le teorie aristoteliche secondo le quali i corpi celesti dovrebbero forzatamente girare intorno alla Terra. Naturalmente, la grande maggioranza di filosofi e astronomi aveva una visione geocentrica, secondo la quale la Terra era il centro dell'universo. In questo contesto, nel 1610, Galileo propose la sua visione eliocentrica, che metteva il Sole al centro dell'universo, scatenando così lo sdegno della Chiesa. Durante il periodo dell'Inquisizione, fu accusato di eresia e dovette trascorrere la sua vita agli arresti domiciliari.